E ai loro genitori, benvenuti. Siamo qua riuniti in occasione per l'inaugurazione di questo bellissimo campo da calcio che voi avete già provato, avete già testato, quindi, e mi dicono che vi piace e vi è gradito, quindi abbiamo raggiunto il risultato. Ma più che altro voglio fare i complimenti alla squadra amministrativa che ha realizzato questa opera, perché voi sapete che noi lavoriamo in gruppo come una grande squadra di pallone. Io sono il sindaco, però intorno a me c'è una squadra di atleti che lavora assieme a me, e quindi mi piace sempre ricordare che quando c'è un lavoro di squadra, quando c'è un lavoro di gruppo, quando si lavora assieme, si raggiungono sempre tanti obiettivi importanti. E questo obiettivo è stato raggiunto da un gruppo di lavoro che ha avuto come capitano l'assessore allo sport Fabio Sala, che si è impegnato e si è impegnato fin dall'inizio di questo nostro mandato alla riqualificazione di tutti gli impianti sportivi, perché Bardolino sapete che è una comunità che ha tanti impianti sportivi, però ogni tanto bisogna fare le riparazioni, le manutenzioni. E Fabio Sala ha iniziato assieme ai consiglieri Maurizio Comencini e al consigliere Stefano Ottolini, hanno creato la loro squadra sportiva, chiamiamola così, e hanno iniziato fin dall'inizio a mettere a posto tutti gli impianti. Quindi c'è stato un lavoro sul palazzetto dello sport che necessitava una riqualificazione del pavimento per il basket, poi è stato riqualificato il bocciodromo, poi è stato messo a posto il campetto di pallone di Parco Bassani, a Calmasino è stato riqualificato il campetto da calcio anche lì a Calmasino, poi sono state create due piste per giocare a bocce, spero di non ricordarmi niente, di non scordarmi niente, di non dimenticarmi niente, e oggi siamo qua perché inauguriamo questo campo da calcio. Quindi io faccio veramente i complimenti a questa squadra che ha lavorato bene, e al capitano Fabio Sala e agli atleti, ai giocatori, ai gregari, chiamiamoli così, Maurizio Comencini e Stefano Ottolini. Prima di dare... Grazie. Poi non c'è da dimenticare anche l'assessore al bilancio che ha trovato i soldi, ok? E poi c'è Fabio Pasqualini e Marta Ferrari, vedo anche l'assessore Lonardi e il vice sindaco Lauro Sabaini. Quindi come vedete tutti qua una bella squadra con tanta voglia di fare che raggiunge gli obiettivi. Adesso passo la palla, dato che siamo in ambiente calcistico, a Don Giovanni, al nostro parroco, e procediamo con la benedizione. Prego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera perché questo spazio destinato ad attività ricreative accresca il vigore delle membra e favorisca la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora la benedizione. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Il Signore sia con voi.
si impegna come educatori di poterlo fare e di poter educare e trasmettere dei valori ai figli. Noi abbiamo cercato di dare strutture e la mia amministrazione, l'amministrazione che comunque lavora con me, ha capito questo messaggio, lo capisce e ha stralciato altre opere per poter vedere realizzata questa. Perciò io mi sento veramente di cuore di ringraziare per tutto ciò che hanno fatto, perché non è facile in tempi come quelli odierni riuscire a fare il campo in sintetico, il campo, il palazzetto dello sport, il bocciodromo e altri due campi in sintetico come quelli di Parco Bassani e di Calmasino. Questo perché ci sono dei valori e la mia amministrazione, l'amministrazione insomma, a cui io, di cui io partecipo, ha questi valori. Io non voglio dilungarmi altro, vi ringrazio della vostra partecipazione e colgo l'occasione per augurarvi a voi e alle vostre famiglie buon Natale e buone feste. Grazie. Grazie Assessore. Un ringraziamento, lo abbiamo tenuto. Grande quel modo lì. Frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei.